Saluto Max Gaetano. Ciao Max. Ciao, mi sentite bene? Ho detto correttamente tutto o c'è qualcosa da aggiungere? Mi sentite bene, chiedo? Sì, benissimo. Perfetto. Allora Max, parlaci bene un po' del motivo per cui hai partecipato a queste trasmissioni, perché tu sei fruttariano veramente, non vegano, no? Sì, sono diciamo 90% fruttariano, faccio dei periodi al 100%, però vivendo a Milano in città non è facile rimanere fruttariani a lungo. Una città che sta evolvendo anche verso il cibo vegano. Okay. I motivi sono perché io ho iniziato la mia, diciamo, ecoconversione per motivi etici per gli animali, dopodiché ho cominciato a chiedermi se ci fossero le prove che la struttura anatomica e fisiologica della specie umana fosse carnivora o comunque onnivora, e queste prove io le ho cercate nelle facoltà scientifiche qua di Milano e non esistono. Sì. È ancora un po' controversa questa tendenza, no, a scegliere soprattutto solo vegetale oppure integrazione animale o integrazione proteica di altra natura che non sia animale. Ma guarda, tu citavi il mio scontro con Giorgio Calabrese alla Vita in Diretta, gli ho detto qualcosa che forse lui non sapeva, che tre zucchine e un avocado hanno più proteine della bistecca. Queste sono fonti CREA, cioè le fonti, sì, quelle ufficiali, però evidentemente lui non lo sapeva perché ha reagito in maniera abbastanza puerile. Sì. Invece per quanto riguarda proprio la cultura, no, fruttariana, ci spieghi un po', perché sì, i radioascoltatori non lo sanno, diciamo. Sì, dunque, noi ci rifacciamo a livello scientifico a Georges Cuvier, che ha fondato l'anatomia comparata, e a livello per la fisiologia comparata al professor Delia. E niente, ci sono tutte le basi scientifiche per questa che noi per il fruttarismo, che noi chiamiamo carpotecnia, perché comunque possiamo fare anche delle manipolazioni del cibo, carpotecnia dal greco carpos, frutto, e perché possiamo rifare anche pane, pasta, pizza attraverso la banana sudamericana, il platano o anche le banane asiatiche, che da acerbe hanno un po' di amido e permettono di essere lavorate. Ma bisogna tenere conto che la frutta non è solo la mela e la banana, ma abbiamo quasi tutti gli ortaggi sono frutti: pomodoro, zucca, zucchine, cetriolo, melanzane, sì, tutte quelle componenti vegetali che hanno i semi sono ovviamente dei frutti, anche se sì, purtroppo i medici questo fanno fatica a capirlo. Sì. Non i biologi, Angela. Grazie per la considerazione. e infatti, in questo contesto, tu hai la tua compagna che è una chef fruttariana, quindi ricava, no, delle pietanze somiglianti a quelle che noi già mangiamo con la frutta o i frutti, diciamo, degli ortaggi. A Silvia, sì. Sì, sì, non è la mia compagna, collaboriamo. Ah, collaboratori, scusami. Sì, lei ha un blog, sì, che si chiama Fruttarismo e Carpotecnia, sì, dove vi sono molte ricette, alcune anche derivanti dal jackfruit, che è un frutto, è il frutto più grosso al mondo, derivante da una pianta da albero, e che è molto usato in America come sostitutivo della carne. Si chiamano Jaco o... essendo una derivazione comunque tropicale. Questo ci dice che l'uomo è nato ai tropici, no? Perché se tutti i frutti, no? La maggior parte dei frutti nascono ai tropici, inoltre noi ci dobbiamo vestire pesantemente fuori dai tropici, vuol dire che non siamo nati fuori dai tropici, no? Certo, e infatti la curiosità è che dal platano ricavate praticamente la farina. La farina, certo, questa è una cosa che fanno molto in Sud America, infatti nei negozi etnici a Milano però anche presso in tutta Italia viene venduta la famosa farina di platano, con la quale puoi fare le stesse cose che fai con le altre farine. Sì, e infatti, oppure la ricavate dal frutto fresco, insomma, no? Oh sì, sì, sì. Ma, si benissimo. Può ricavare direttamente essiccando il frutto. Qui da noi c'è il tuo anche, diciamo, collaboratore, no? Sì, il grande Fabrizio Dresda, a cui abbiamo pubblicato i libri sul fruttarismo, che adesso sta per pubblicare un libro ancora più corposo con tutte le fonti PubMed. Uh-huh. E quindi lui organizza proprio cene fruttariane. Esatto, no? Lì dalle vostre parti, cambiando sì. due o tre ristoranti, se ricordo bene. Sì, sì, per ora uno ne conosco io, altri non so.
Comunque, raccontami un pochino invece di come, in questo caso i vegani, no? Perché certezze su atleti fruttariani non ce ne sono. Sì, nell'ambito c'è un dello sport... maratoneta, però se vogliamo parlare di eccellenza, gli atleti più forti della storia, o comunque tra i più forti della storia, sono stati i vegani. Per esempio, la tennista più considerata la più forte di tutti i tempi è Serena Williams, che è vegana, che è diventata perché la sorella Venus Williams ebbe l'inizio di una patologia e non poteva più giocare a tennis a causa di questa patologia. Diventando vegana, riuscì a attenuare questa patologia, e ancora oggi, che ha quasi a 40 anni, la Venus Williams è nelle prime 100 giocatrici del mondo. Sì. La Serena Williams ancora adesso a 38 anni ha fatto 4 finali negli ultimi 4 finali dei tornei più importanti al mondo. Ma in ambito maschile abbiamo quello che è considerato tra i più forti, forse il più forte per tutti i tempi, Lewis Hamilton, prossimo a vincere il sesto mondiale, e quindi tra breve poi si prepara a superare pure Schumacher, che è vegano. Abbiamo anche uno dei difensori più forti del mondo, Smalling, che gioca proprio casualmente, ha portato la Roma quest'anno, era il vice capitano del Manchester United. Ma l'atleta più considerato più forte di tutti i tempi, Carl Lewis, era vegano e a 35 anni ha vinto un oro olimpico in una specialità abbastanza difficile, che è il salto in lungo, dove non è che sono vecchietti a fare il salto in lungo. Certo. Oltre ai fece il record mondiale da vegano sui 100 metri. Questo per quanto riguarda i più famosi. Certo, potremmo anche dire che anche i personaggi storici più intelligenti del pianeta sono stati vegani, a partire da Pitagora, che ha dato il là un po' a tutti nel mondo occidentale, o Confucio in quello orientale, passando da Ippocrate, no? A Teofine, o Einstein, Tesla, Plutarco, Gandhi, Tolstoi, Pascal, Voltaire. Lo stesso Martin Luther King, no? Era vegano. Era vegano. Sì, ma in effetti diciamo che allora era quasi una condizione obbligatoria, perché la gestione del cibo proteico di origine animale era molto rara. Io mi ricordo nelle nostre popolazioni proprio del sud della Puglia, dove la gente, diciamo i contadini, consumavano la carne 2 volte l'anno, no? Contrariamente sì, certo, utilizzavano infatti, legumi e altre cose. Diciamo. Esattamente, infatti se vogliamo andare proprio a vedere cos'è la dieta mediterranea, è proprio il contrario di quello che dice Giorgio Calabrese, perché nessun contadino, nessun diciamo pastore avrebbe ucciso la propria fonte di reddito, quindi era proprio basata sui vegetali. E se poi andiamo a vedere nel corso della storia, coloro che svilupparono i primi, diciamo la maggior parte di coloro che svilupparono malattie da cibo erano proprio i ricchi, no? Che consumavano la gotta, la carne tipica, con la gotta e con tutte le altre patologie collegate. Sì. Infatti io mi sono posta questa domanda una volta quando per la prima volta ho visitato un museo delle armi, in cui c'erano spade pesantissime, alabarde, lance pesantissime, e mi chiedevo, siccome la statura di quella popolazione all'epoca era molto una statura bassa, e quindi come facevano a trascinare queste spade, non solo, ma anche a combattere? E quindi sicuramente avevano una buona massa muscolare, visto che i soldati si nutrivano di vegetali più che altro, non erano ricchi. Però se dobbiamo andare in questo campo, la storia ci dice che i più forti combattenti della storia, cioè i gladiatori romani, i quali era vita o morte, cioè proprio netta, gli studi recenti dicono che erano vegetariani, ma anche la legione più forte dell'impero romano, quella di Cesare, stesso, dice che era vegetariana. Quindi in realtà la massa muscolare che si sviluppa nei vegetariani storici, nei lottatori, è più forte di quella anche perché aumenta la resistenza, questo lo sanno tutti quelli che tolgono la carne, che aumenta la resistenza. Sì. Negli sport di resistenza tutti quelli che tolgono la carne aumentano il loro... O comunque tempi, ne consumano meno, diciamo, anche perché molte volte l'atleta in genere viene consigliato di consumare proteine. In realtà poi queste proteine non sono così necessarie in quelle quantità massicce, diciamo. Esatto, ma poi ogni singolo frutto ha tutti gli amminoacidi essenziali, perché poi purtroppo la gente confonde proteine e amminoacidi. Gli amminoacidi compongono le proteine, ma il corpo quando arriva una proteina deve spendere energia per scenderla in amminoacidi, dopodiché si costruisce le proteine.
le proteine partono dagli aminoacidi, non dalle proteine. Quindi quando gli arrivano le proteine, le aminoacidi dalla frutta, deve spendere meno energia. Ricordiamoci che il corpo è una macchina che produce energia e spende energia, quindi la legge base della fisica, che è il principio di minima energia, è che per produrre tanta energia ne devi spendere poca, se no non sei ottimale ma sei fuori norma. Certamente. Quindi, insomma, noi abbiamo ancora un minuto, no? Sì. Un minuto per dire qualcos'altro in merito a questa tendenza che ormai... Quanti siete tra vegani e vegetariani nella popolazione italiana, secondo È una percentuale che è intorno all'8% da ormai da tanti anni, con passaggi da vegani a vegetariani a fruttariani, comunque l'8%, quindi siamo prossimi al 10%, e tanto è vero che questo anche a livello mondiale, soprattutto in Svezia, l'IKEA e il McDonald's svedese hanno messo un sacco di prodotti vegani al loro interno. Sì. Ormai si stanno un po' adeguando tutti quanti. Non a caso la svedese più famosa del momento è vegana, che è Greta Thunberg. Ecco, beh, certamente, è il leader del momento. Sì, e nessun mass media però dice che è vegana. Infatti. Va bene Max, ti ringraziamo della tua disponibilità, ci hai dedicato un quarto d'ora del tuo tempo. Grazie a voi, quando vorrete chiamare Silvia magari per farvi spiegare un po' di ricette. Certamente. Per gli atleti. Avremo anche l'opportunità di parlare con Silvia. Ok, ti ringraziamo, buona giornata, ciao. Ciao. Ringraziamo Max Gaetano per averci aperto a un mondo nuovo, per aver imparato cose nuove anche in questa puntata.